Adesso ridiamo il modello top e pantaloncini, che sarebbero queste. Corrisponde questo disegno. Pantaloncini viola, top giallo. Il cartomodello, senza, ricordiamo che senza le cuciture laterali, con la cucitura centrale. Io per esempio non voglio sul centro del top, sul centro davanti del top la cucitura, perciò taglierò in modo da togliere questa cucitura. Pantaloncine invece faccio così come è. Riporto sulla carta. Scollatura la farò a goccia, come qua, sul centro dietro, e sul davanti invece V profonda. Poi ognuno può cambiare, fare anche scollatura all'americana. Abbassare di più o di meno sul dietro o sul davanti. Anche pantaloncino, se non sono sicura di questa linea, per esempio voglio coprire di più, posso allungare questa linea qua. Se voglio pantaloncina più basso, voglio pantaloncino che arrivi qua, misuro più o meno queste linee e riporto qua la linea sul lato. Misuro la linea sul lato, posso riportarla qua e aggiungere. Qua cosa sarebbe? I margini di cucitura sono inclusi sul centro, davanti, sul centro, dietro, non sono inclusi orlo e sulla linea di vita, sulle scollature, che dipende sempre da come voglio rifinire. Voglio fare un orlo semplice piegato, posso aggiungere per esempio 2 cm. Voglio fare orlo rifinito con la striscia, ho rifinito con elastico, aggiungo un'altra misura. Voglio linea vita con la cinta, per esempio con elastico dentro, aggiungo solo i margini per attaccare. Da come ricordo, qua inclusi margini di cucitura 7 mm, perciò visto che io non voglio fare la cucitura sul centro davanti, io devo togliere questa misura. Adesso come posso fare? Posso piegare il tessuto e posizionare il mio cartamodello in modo che il centro davanti sia sul lungo della piega, così sarebbe senza cucitura del davanti, centro davanti, senza cucitura laterale e solo con la cucitura del dietro. O posso spezzare il cartamodello e fare come soliti top, come solite cose, con la cucitura laterale e senza cuciture centrali.
Adesso vi farò vedere. Allora, io ho tolto qua margini di cucitura. Faccio i segni del lato, mi possono servire per esempio per le finiture o se voglio aggiungere la manica. E sarebbe così. Quando apro, ecco che cosa viene. Dopo cosa devo fare? Devo cucire sul centro dietro. Sul centro dietro. Ed ecco. E poi anche le spalle. Ed ecco il mio centro davanti, senza cucitura, centro dietro, con la cucitura e scollatura a goccia. Invece, per esempio, se non mi basti il tessuto per fare un modello così intero, io posso spezzare così qua senza margini di cucitura e qua invece con margini di cucitura inclusi nel cartamodello. Qua, allora, sul centro davanti e sul centro dietro devo togliere e sui lati invece aggiungere. E ritaglio due pezzi normalmente. Appoggio il centro davanti in corrispondenza della piega taglio ecco, questo sarebbe davanti. Io adesso taglio anche dietro. Questo sarebbe dietro, questo è il centro del dietro che già appoggio in corrispondenza della piega. Disegno così. Qua devo aggiungere margini di cucitura. Ah, non ho disegnato la scollatura. Ecco. In questo caso
in questo caso non avrò le cuciture sul centro davanti, sul centro dietro, e avrò le cuciture laterale, che sarebbe così. Ho questo qua, il centro davanti. E adesso vediamo pantaloncino. Pantaloncino, questo non ha, questi sono due pezzi spezzati, diciamo così, non li devo, in senso che non devo appoggiare sulla piega. Due pezzi uguali spicchiati. E come dicevo, posso modificare, se voglio pantaloncino più coperto, i margini di cucitura sono incluse sulle cuciture, quelle centrale, il cavallo. Invece qua devo pensare, per esempio, io voglio rifinire dopo con una fascia alta, quale inserisco elastico, e sotto per esempio un oro semplice piegato, ma sempre con la cucitura elastica. Ok, due pezzi così, senza cucitura laterale. Devo unire le cuciture della gamba, questa sarebbe, e prima cucire qua queste cuciture della gamba e poi cavallo. E questi qua, allora, le faccio, unisco centro dietro del top, sarebbe questa, e poi la spalla, e la spalla. E invece qua, diciamo solito modello, unisco cuciture laterale, la spalla. Laterale, la spalla. Ecco. E adesso questo, il top sarebbe, questo è il centro davanti, questo è il centro dietro. Poi le spalle. Ed ecco il mio top.
qua sul dietro metto un gancetto per chiudere sul collo, poi vado a rifinire scollatura, giro manica e orlo. Questa qua invece con le cuciture laterali. E allora faccio fare in questo modo tutto. Quasi con una cucitura continua, senza. Staccare. Così risparmio il tempo. Ed ecco il top pronto. Anche qua metto un gancetto, cioè due, un modello uguale, solo che questo senza cuciture laterali e questo con cucitura laterale. Questo invece con cucitura centrale sul centro dietro. Così. E adesso pantaloncino. Faccio prima cucitura interno gamba, poi ecco, e poi unisco il cavallo davanti con davanti, sotto il cavallo, dietro con dietro. Questo giro ecco. Adesso devo rifinire orlo di gamba e la linea di vita.